Buongiorno a tutti, Filippo Andrea Diodovic da Igitalia. Mercati in verde grazie alla flessione delle tensioni sul debito dell'Europa periferica. Discreta l'asta italiana di bot annuali, l'Agenzia del Tesoro italiana è riuscita infatti a collocare 8,5 miliardi di euro in bot a 12 mesi. I rendimenti sono saliti dallo 0,864% dell'asta precedente all'1,094% e con un B2 cover ratio molto consistente all'1,38. I rendimenti in salita erano già previsti dal mercato, buona è stata invece la domanda che ha permesso allo spread BTP Bund di scendere ben al di sotto dei 300 punti base e anche il rendimento del decennale è sceso al 4,56%. Bene anche l'asta spagnola, l'agenzia del governo del Paese Iberico è riuscita a collocare 5,57 miliardi di euro in letras a 6 e 12 mesi con rendimenti contrastati, in flessione quello riferito alla letras a 6 mesi, invece in crescita quello della letras annuale. Bene e consistenti anche i B2 cover ratio, ben al di sopra dei 2 punti. Quindi le tensioni sono diminuite per quanto riguarda i debiti dell'Europa periferica, ciò ha permesso al FTSE MIB di tornare positivo, molto bene BPM che evidenzia una crescita superiore al 4% sulla scia del cambio della governance. Forti in vendita invece su Finmeccanica che perde 8 punti percentuali proprio dopo la notizia di stamattina sull'arresto del presidente Orsi sulla scia di un con l'accusa di corruzione internazionale. Concludiamo osservando il mercato valutario con l'euro-dollaro che riesce a uscire dal trading range compreso tra 1,3350 e 1,3430 e si spinge fino a 1,3460 dove si trova un'importante resistenza che si trovano infatti i minimi del 5 febbraio. Vi è stato un comunicato del G7 che prevede che non ci sarà nessun accenno nel meeting del weekend delle politiche per quanto riguarda gli obiettivi sul mercato dei cambi. I cambi devono essere determinati dal mercato. Quindi questo ha dato forza all'euro-dollaro che sta tornando quindi verso quota 1,35 e 1,36. Con questo è tutto, vi auguro una buona giornata.